Ieri abbiamo pubblicato il servizio su Rodolfo Fiesoli, il fondatore del Forteto, condannato per violenze sessuali sui minori ospiti della comunità a Vicchio nel Mugello. L'uomo è in vacanza in un albergo sugli Appennini bolognesi, dopo la scarcerazione di pochi giorni fa, in attesa di conoscere la pena definitiva che dovrà scontare. Abbiamo trovato Fiesoli appena uscito da una messa a passeggio con la moglie Licia Castellucci, anche lei nella comunità degli abusi dal 1978, e nonostante un periodo di ribellione poi è tornata a fianco di Foffo al Forteto. Quindi, dopo le tante domande fatte e le poche risposte ricevute, abbiamo chiesto di Fiesoli alle persone di Baragazza, la frazione di Castiglion dei Pepoli dove il profeta si è rifugiato. Ma lo vedete a giro, per carità? No, ma qui a giro, eh. E piglia anche l'ospite. Piglia anche l'ospite? Piglia anche l'ospite. No, no, io sono andato. Ma voi lo sapevate che era lui? Cioè, io guardo le luci, ma guardato su in sì, il paese piccolo, si sono mai in interesse. Che viene Fiesoli a comprare le sigarette? Tutte le volte, tutte le volte. No, noi qua non si sapeva che era lui. Io la prima volta non aspettavo qua, ha detto sono psicologo, io. Psicologo? Sembrava un vecchietto, certo. Che cazzo ne so. Che viene Dopo si è parato e ci si è parato. E ci credo che non sono contenti. Rodolfo Fiesoli è un condannato per violenze sessuali su minori, ma soprattutto non è uno psicologo né un vecchietto qualsiasi. Lei è consapevole di essere un pedofilo?